Salve, lettera C. C come Charol. La parola Chavarol è parola che non esiste in italiano, però il vocabolario del professor Concina sui termini di costruzione venete riporta questo termine e, cosa che mi ha sorpreso, la fa derivare dall'ampezzano Charol. Infatti, nel mio dialetto, anzi nella mia lingua, il ladino, nel vocabolario esiste questa parola e anche il suono mi è ritornato perché si dice charol. La V viene, come dire, lisa e quindi è una parola eufonica, è molto più bello charol che chavarol. E comunque direi che deriva da chiave e infatti è una soluzione, quasi la chiave di un arco. Cosa serve? Cosa serve? In una stanza, molto spesso, ordita con travi di legno, una testa di una trave va a finire in una canna fumaria. Se va a finire in una canna fumaria, facilmente prende fuoco. Allora, cosa bisogna fare se c'è una canna fumaria? La trave che va a finire va fatta finire prima e appoggiata sulle travi vicine. Questo apparecchio che consente di tagliare la testa di una trave e spostare l'appoggio fuori dal muro si chiama charol. Qual è la bellezza del charol? Che è un cuneo. Questo charol ha questa sezione che si incastra proprio nella sezione della trave principale, si incastra e più viene caricato, più stringe. È di una bellezza unica perché viene applicato il principio del cuneo. Nel mio libro, che ho pubblicato di recente, ho dedicato molto spazio al cuneo e ho riportato proprio anche i charol. Eccolo. Nella schematizzazione. Ecco, vedete i cunei contrapposti, 1, 2 e 3, la trave che viene tagliata, che si appoggia sul charol, con questi cunei formidabili. Ecco un esempio pratico, qui le travi interrotte sono due, magari passava un vano scale e comunque è un apparecchio che consente l'arretramento. A volte, se siamo capaci di togliere un po' di polvere dalle coltre dei secoli, vengono fuori come grande innovazione l'impiego, viene fuori l'impiego di macchine semplici, il cuneo in piano inclinato e la leva, di grande utilità. Il cuneo è la macchina onnipresente nella grande carpenteria lignea. Dedicherò una video dispensa a questo strumento, a questa macchina semplice, perché è capace di tante inferenze, che equivalgono proprio alla novità e all'invenzione. Alla prossima.